Allora, un piano molto comodo per studiare questi cicli è anche il piano pressione-entalpia. Molto comodo perché le trasformazioni che qui abbiamo visto 1, 2, 3, 4 con 4 ovviamente l'ultima trasformazione, quella reale con la valvola di allineazione, tre di queste trasformazioni sono delle rette. Allora andiamo a vedere. Allora di fatto il ciclo evolve secondo queste due isobare, la prima diciamo l'isobara ovviamente P con 1 e l'isobara P1 P4 e l'altro P2 P3, per cui voi avete a partire dal punto 1 una compressione, quindi la compressione questo è il punto 1, questo è il punto 2. Ricordiamoci che noi stiamo ancora ragionando su un ciclo reversibile fino a qui, cioè la trasformazione 1, 2, la 2, 3, la 4, 1, fino adesso l'abbiamo vista come se fosse reversibile, invece in realtà sono irreversibili, quindi poi diciamo, teoricamente uno dovrebbe fare queste, diciamo, questo tipo di con queste, diciamo, queste differenze. E l'unica trasformazione che in questo ciclo, in questo momento abbiamo visto come irreversibile, è quella 3, 4, che è irreversibile per definizione. Se non fosse irreversibile, io avrei che cosa? Che la pressione uscita dalla, diciamo, dalla valvola, come sarebbe? La stessa di quella di ingresso, giusto? Allora, detto questo, quindi la trasformazione 1, 2 è la reversibile, ovviamente, quindi avrei teoricamente 1, 2S e poi 2 qui, teoricamente, però continuiamo a ragionare con la reversibile 1, 2S, poi ho questa trasformazione che è un'isobara fino al punto, vedete, al punto 3, quindi curva a campana si ferma qui. Ricordo a tutti che le trasformazioni, queste sono le isentropiche su questo piano, e le isoterme invece fanno così, sono quasi verticali qui e poi fanno così qua, vi ricordate? Quindi tutte le isoterme hanno questo andamento e quindi ovviamente anche qui io ho questo isotermo che fa così, poi fa così, perché è un isotermo barico e poi si scende qua così, giusto? Okay. Ora è evidente che una volta che raggiungo il punto 3 è chiaro che io scendo, la trasformazione ovviamente non è una trasformazione reversibile, quindi scendo col tratteggio 3, 4 in questo modo, giusto? Perché l'entalpia finale 4 è uguale all'entalpia iniziale, quindi scendo dritto e poi 4, 1 ce l'ho qua. Allora questo piano è anche abbastanza comodo, anche perché se voi guardate i delta H rappresentano appunto i cubi specifici. Il cubi specifico qua, questo delta H qua corrisponde al cubo specifico e quindi è molto facile guardare anche, diciamo, non come area ma come segmento, le potenze termiche scambiate, nonché il lavoro che dovete fornire. E questo è QB, questo ovviamente, questo delta H qua, che cosa rappresenta? Tra uno e due, ragazzi, questo. Il? Specifico. Allora, per chi non l'avesse capito, guardiamo, diciamo, a questo punto probabilmente è più comodo forse fare dei bilanci. Domanda? Vogliamo scrivere i bilanci oppure vi è facile farli? I bilanci, diciamo, su questi sistemi, su questi componenti. Allora, il bilancio sull'intero impianto, come, diciamo, a quanto uguale? Ragazzi, che cosa c'ho? Tutto l'impianto, questo volume di controllo, cosa avete? Bilancio prima lettera. Volume di controllo totale, che cosa avete? QB in ingresso, QL, bravi, però attenzione, Q punto, QL punto, ok? Perché questa volta abbiamo detto che è un sistema, diciamo, il bilancio lo faccio per unità di tempo su questi sistemi, anche se potrei scriverlo anche per un tempo finito, anche per un delta data finito lo potrei scrivere, però normalmente, diciamo, ovviamente, perché questo avviene ciclicamente, avviene sempre, ovviamente la macchina, noi abbiamo visto che la facciamo funzionare in modo stazionario, quindi tutte le ipotesi che abbiamo già detto, la distazionalità, la manutenzione dell'ingresso e uscita, cioè tutte, sono tutte le cose che non ripeto più, ma ovviamente valgono anche per questo modo. Questo è uguale a Q punto con A. Se invece, ovviamente, diciamo, posso scrivere, se volete vi riscrivo anche il secondo principio, ma penso che sia banale, giusto? Lo volete scrivere? Tanto è facile, Q punto B su TB, giusto? Più S punto generato,
è uguale a Q punto A su T con A. Molto semplice. Ora, vediamo, diciamo, componente per componente. Volume di controllo che sta sul compressore, questa cosa è uguale, ragazzi, diciamo, che cosa c'ha come primo e secondo principio? Primo principio, M punto per H1 più L punto del compressore, valore assoluto sempre, ricordiamoci, poi non lo metterò più, uguale M punto H con 2. Ovviamente su questo potrò scrivere anche M punto S con 1 più S punto generato interno uguale M punto S con 2. Ovviamente se la macchina funziona in questo modo, ovviamente se è generato come sarà? Se è adiabatica interamente reversibile, come sarà? Nullo. E quindi S1 sarà uguale a S con 2, come abbiamo visto qui, vedete? Se invece la macchina, il compressore, come normalmente è una irreversibile, io avrò ovviamente un S generato e quindi S2 sarà più grande di S con 1. Volume di controllo, condensatore, cosa dovrò scrivere? M punto H2 uguale M punto H3 più Q punto con A. Perché? Perché ovviamente se ne sta andando una certa quantità di calore, giusto? Sto fornendo all'esterno. Allo stesso modo avrò M punto S2 più Q punto A su T con A, più S generato uguale a M punto S con 3 più Q punto A su T con A. Trovate il flusso entropico ovviamente che se ne va in uscita. Ancora, la valvola di reazione l'abbiamo appena scritta, M punto H con 3 uguale M punto S, cioè H4, quindi valvola. Ed M punto S3 più S punto generato interno, ovviamente perché non ho flussi entropici, sarà qua M punto S con 4. E infine, volume di controllo sull'evaporatore, avrò ancora che M punto H4 più sta entrando giusto qui, quindi più Q punto B sarà uguale a M punto H con 1. M punto S4 più Q punto B su TB più S punto Gen sarà uguale a M punto S con 1. E quindi ho finito i miei bilanci. Ovviamente questo risultato qua che abbiamo scritto all'inizio, ovviamente lo potete ottenere anche sommando membro a membro tutti i bilanci di ogni su ogni componente. Quindi se fate questo, più questo, più questo, più questo, ottenete questa relazione, perché ovviamente gli MVD anche se ne vanno. E ovviamente nel secondo caso trovate i flussi entropici più S generato. Che cos'è S generato? È la somma di S generati su ogni pezzo, su ogni componente. Quindi l'S generato totale che avete qua è la somma delle generazioni entropiche che avete su ogni elemento. Va bene? Ok. E questo l'abbiamo fatto già su, diciamo, sugli impianti, e conosciamo quei concetti, ovviamente qui non cambiano. Quindi è evidente, a questo punto, guardando le condizioni di bilancio, quello che abbiamo detto prima, che L.C uguale a questo delta H, e il Q.B uguale a questo, e Q.A è uguale a quest'altra cosa, quindi lo vedo subito. A questo punto posso anche cominciare a ragionare sui COP,
Quindi il COP, il mio COP, a cosa sarà uguale COP reale della macchia filatifera? Scriviamo, ovviamente sempre QB diviso l'L punto del compressore. Quindi questo è uguale a M punto, l'abbiamo già scritto sopra. Quindi QB e che cosa rappresenta? Questo delta A M punto per questo delta H qua. Quindi H1 meno H4, giusto? H1 meno H4. Mentre l'altro, l'L punto C, rappresenta M punto per che cosa? H2 meno H1. M punto li possiamo levare e quindi qui rappresenta il rapporto di delta H. Ora, questo ovviamente lo posso vedere ancora meglio se volete vedere la dipendenza del COP non solo del delta H ma dalla irreversibilità anche interna, soprattutto di un componente, perché l'irreversibilità degli scambiatori c'è, ma è piccolina, sono le perdite di carico che addirittura trascuriamo in prima battuta. Quando noi facciamo il ciclo anche irreversibile, noi lasciamo risolvere e abbiamo detto e mettiamo questo, la trasformazione irreversibile la mettiamo qua, questo diventa 2S e questo diventa 2. Però lasciamo risolvere questo perché? Perché se io mi voglio approssimare al ciclo reale, le isobare più o meno restano quasi tali. Quello che cambia completamente, diciamo, è ovviamente il compressore. Quindi se vogliamo mettere il ciclo reale e quindi diciamo, lavorare sul punto 2, posso ancora riscrivere questo come H1 meno H4 fratto H2S meno H1 moltiplicato il rendimento del mio compressore, giusto? Perché ricordiamoci che l'L punto del compressore reale è l'L punto del compressore ideale diviso il rendimento, quindi il rendimento me lo porto sopra. Ovviamente stiamo parlando di rendimenti isentropici del compressore, non quello del modello di ciclo, attenzione, non vi confondete mai, giusto? Sono rendimenti isentropici, quindi teoricamente quello potrebbe essere dal punto di vista fisico, dal punto di vista termodinamico anche 1, poi in realtà non ce l'ho mai perché c'è una fluidodinamica all'interno che mi porta delle reversibilità. Quindi questo che è molto va bene? Qualche nota sui tipi di fluido che posso utilizzare. Allora, poco fa vi ho detto attenzione, trovate diverse tabelline. Allora, mentre per i cicli diretti siamo più o meno quasi, diciamo, vincolati, cioè c'è molta meno fantasia, cioè si utilizza sostanzialmente aereo, fumi, abbiamo visto il ciclo da, diciamo, del joule, e dall'altro lato, perché ho bisogno di un comburente, e quindi il comburente sta nell'ossigeno, l'ossigeno sta nell'aria, quindi da un lato c'ho l'aria, e dall'altro lato cosa c'ho? L'acqua, nella gran parte delle situazioni, oppure un fluido equivalente. Qui invece mi muovo normalmente con dei fluidi cosiddetti basso bollenti. Che vuol dire basso bollente? Allora, è chiaro che il mio fluido deve avere delle proprietà particolari. Io adesso non riuscirò, non mi faccio una lezione di tecnica del freddo, cioè potrei stare qui 3-4 lezioni, parlarvi del CFC, degli HCFC, dei diversi protocolli che hanno portato al bando dei CFC a livello mondiale. Negli ultimi anni sono avvenute rivoluzioni su questi impianti. Cioè, se voi prendete un vecchio frigorifero, non so se qualcuno ha ancora qualche frigorifero di quelli bombati, questi giorni avete visto questa fiction della Ignis, no? Che aveva portato i vecchi frigoriferi. Erano frigoriferi, non so se qualcuno ce l'ha ancora come modernariato a casa. Non funziona, cioè se si rompono non li fate più, quasi più funzionare, ma comunque avete delle difficoltà. Perché? Perché la ricarica di questi, diciamo, di questi fluidi all'interno di questi impianti, poiché sono fluidi normalmente banditi, non sono più in commercio. Cioè, quindi se avete un vecchio, diciamo, impianto, voi, diciamo, fate fatica, dovete trovare un fluido equivalente che può più o meno far rifunzionare il frigorifero. Lo potete anche fare. Oggi normalmente si utilizza R134A ed è quello che vi abbiamo fatto. La gran parte dei frigoriferi utilizza questo fluido, cioè sono fluidi che non hanno un potere di distruzione dell'ozono, si chiama ODP, quindi diciamo chi poi farà
approfondimenti tecnici e freddi ovviamente vedrà quali sono queste problematiche, e quindi diciamo non, alla fine non ci riducono questo sottilissimo strato che sta intorno, diciamo, all'esterno della nostra atmosfera, che ci protegge dei raggi diciamo, ultravioletti del Sole. Beh, allora, poi purtroppo si era visto che questi, diciamo, clorofluorocarburo, questo vuol dire CFC, questi gas, questi clorofluorocarburi, avevano una importante proprietà malefica dell'ambiente, che era quella di distruggere l'ozono. Quindi questa, diciamo, ovviamente, questi fluidi, per fortuna, sono stati banditi, altri venivano utilizzati anche per altri scopi, per pulire dal grasso, diciamo, delle tubazioni, quindi venivano utilizzati allegramente per tanti anni. Poi, alla fine, sono stati banditi sia per, diciamo, pulizia ed altre cose, ma anche poi soprattutto dai frigoriferi, da tutti gli impianti frigoriferi, anche dalle macchine, dalle autovetture. Quindi anche se voi avete una vecchia autovettura con climatizzatore che ha un CFC o un HCFC, avete qualche problema a ricaricarlo, quindi lo buttate al giardino, anche perché poi, diciamo, le stelle di questi frigoriferi sono di un certo tipo, quindi conviene poi, diciamo, a un certo punto levarli. Però questa è un'altra cosa, purtroppo, diciamo, non abbiamo il tempo di fare anche delle notazioni economiche che farete nell'esame di energetica. Quindi quando farete il corso di energetica, tutte queste cose che noi diciamo adesso costerebbe troppo, eccetera, eccetera, voi vi mettete e le calcolate, cioè vedete, fate uno studio di fattibilità, se utilizzo la soluzione A piuttosto che la soluzione B, che cosa, diciamo, conviene fare? La A o la B, quanto mi conviene? Quindi mettete insieme l'esame di economia e l'esame di termodinamica, li mettete insieme. Quindi, ma questo, diciamo, fa parte, diciamo, del futuro non solo. Adesso stiamo cercando di capire solo la termodinamica, soltanto un pezzo. Allora, detto questo, questi fluidi sicuramente vi dico che certe proprietà le devono avere, quali? Allora, uno, è evidente che voi qui vi trovate tra due punti, cioè il fluido, diciamo, il ciclo deve lavorare tra il punto critico, diciamo, quello che è il punto critico e il punto critico. Quindi la temperatura qui che avete all'evaporatore deve essere maggiore del punto, sicuramente, del punto triplo, perché deve essere maggiore. Perché deve essere maggiore al punto triplo? Ho detto sicuramente, ma sicuramente pensavo che voi, diciamo, questa cosa la... Allora, vi ricordo, legama la sua temperatura, che questa era l'acqua, per esempio, no? Questo è il punto triplo e questo è il punto critico, giusto? Ok. Allora, ovviamente voi vi trovate a lavorare con la temperatura del T con B che deve stare sopra il punto triplo. Deve stare qua, non può stare qua. Perché non può stare qua? Il fluido si trova qua. Che cosa fa con la condensa? Quindi qua c'è solido, qua c'è il liquido, qua c'è il forno. Se si trova qua sotto, che succede dentro al condensatore, diciamo, dentro a questo, diciamo, al sistema evaporatore? È lo stesso, quindi, diciamo, ovviamente non potrebbe funzionare, ostruirebbe, diciamo, il vostro sistema, giusto? Quindi non va bene questo, diciamo, questo oggetto qui. Non andrebbe bene. Per cui si deve trovare sopra, quindi deve avere sempre un fluido che può viaggiare all'interno, diciamo, del vostro impianto. Se ghiaccia, si ferma e ovviamente tappa il vostro circuito e non funziona. Quindi devi da un lato trovarsi al di sopra del punto critico e dall'altro lato ovviamente si deve trovare sotto il punto critico. Ora, se voi dovete, diciamo, se lo volete far fare, volete utilizzare acqua, va bene, è stato in una cella in cui il vostro evaporatore sta a meno 3, che succede là dentro? O sta a meno 1 o sta anche a 0, va bene, che succede? E quindi voi perché non utilizzate l'acqua? Perché, diciamo, è comodo, perché vi voglio dire, metto là dentro e faccio l'acqua, però avrebbe il problema che non lo faccio, cioè, soprattutto qui sopra. Qui sopra sta ancora più in massa, mentre qua sta a 4 gradi, quindi potrei giocare e metterlo a 1-2 gradi, però potrei avere poi il problema che qualche volta potrei dire, cioè, quindi attenzione.
Quindi il problema è ovviamente che dovete stare all'interno, quindi non deve andare sopra di questo, la temperatura è ovviamente del condensatore, come vedete qua, questo è il punto critico, lo vedete subito, l'altro non ve l'ho proprio fatto perché sta sotto. Ok? Quindi questi fluidi hanno una proprietà particolare che, diciamo, normalmente hanno a pressione, si chiamano fluidi basso bollente, perché alla pressione atmosferica, cioè la curva a campana rispetto all'acqua, è molto più schiacciata, sta molto più in giù. In modo che il punto critico sta molto molto più in giù, quindi questa curva rispetto all'acqua che, diciamo, che sta qua, cioè, quindi questo punto critico è molto più vicino alla temperatura ambiente, questo sta molto più schiacciato più sotto, giusto? E quindi ovviamente sono fluidi che ha molto spesso alla pressione atmosferica cosa fanno? Hanno già un fenomeno di ebollizione, va bene? Quindi si chiamano fluidi basso bollente perché voi li prendete, mettete, diciamo, il fluido dentro una vaschetta e quello evapora subito, giusto? Quindi evidentemente hanno delle caratteristiche particolari, ma io che cosa vorrei oltre che, diciamo, ovviamente avere questo vincolo che mi si trova qui in mezzo? A qualunque ovviamente temperatura faccio funzionare il fluido, devo avere anche delle caratteristiche in cui tanto più è larga questa curva, che vuol dire larga? Cioè mi fa più piacere che la curva sia un po' più spanciata così, oppure la voglio stretta, stretta, stretta? Eh? Se è più larga, che cosa faccio? Ovviamente il calore specifico ovviamente che posso cambiare, quindi mi diminuisce la portata, diciamo, massica che devo far fluire. Quindi anche questo, il calore latente si chiama questo, no? L'abbiamo chiamato in qualche modo? Calore latente di evaporazione e condensazione. Se sono molto grandi, ovviamente anche quello mi può far piacere. Quindi devono avere determinate caratteristiche, che io qui non starò ovviamente a enunciare e né andrò a scegliere il fluido piuttosto che un altro, ma ovviamente capite bene che devono avere caratteristiche termodinamiche che sono favorevoli e poi devono avere anche delle caratteristiche tecnologiche, basso costo, non devono essere inquinanti, non devono ancora essere esplosivi, questo potrebbe essere un problema, giusto? O tossiche, si rompe, il fluido scorre, questo liquido per terra, ci mette le mani il bambino, va bene? Quindi, diciamo, quante volte avete rotto il termometro a bambini e vi siete messi a fare con le bollicine così? Io sì, l'ho fatto. Però perché non ci stanno più, diciamo, i termometri a mercurio in giro? Perché è tossico. Va bene? Quindi ovviamente tutte queste proprietà sono ovviamente caratteristiche che gli ingegneri devono tenere in considerazione. Io ovviamente, a me non interessa niente in questo momento perché io faccio il termodinamico. Quindi tutte queste cose per me sono trascurabili, ma non lo saranno per voi tra un poco. Va bene? Poi ci metteremo il cappello dell'ingegnere, l'ingegnere non può essere solo termodinamico. Va bene? Perché sennò fa il fisico, fa un altro mestiere. Allora, detto questo, invece noi siamo fisici tecnici, giusto? Per questo c'è quella parolina magica che sta vicino. Allora, detto questo, quindi fatto vedere questo aspetto qua, a questo punto voi avrete questi diagrammi su cui lavorerete, a partire già dalla prossima lezione, su cui andrete, potrete o utilizzare i diagrammi e quindi farvi i vostri calcoli per determinare, per vedere, diciamo, cosa fare, eccetera, anche per migliorare questi cicli, oppure lavorare con le tabelle, come avete fatto con i cicli diretti, va bene? O come state facendo, perché state ancora lavorando. Ora, prima di chiudere la lezione, voglio dirvi due cose. Allora, la prima è cosa cambia nel caso in cui io invece di, diciamo, di fare un frigorifero voglio fare una pompa di calore. Voi sapete che dal punto di vista impiantistico la macchina è la stessa, le trasformazioni sono le stesse. Cosa cambia? Cambia qualcosa dal punto di vista, diciamo, proprio anche delle temperature in gioco, giusto? Perché nella pompa di calore, ricordiamoci, io lavoro molto più sopra, cioè è come se la macchina la dovessi far funzionare a partire da questa temperatura, è come se me la monto qua sopra, giusto? Perché la temperatura, l'ambiente diventa articolato, quindi questa è la mia temperatura, diciamo, TB, perché mi sono portato tutto più sopra perché questo è diventato l'ambiente e devo lavorare con una temperatura più alta perché, diciamo, devo fornire, diciamo, calore ovviamente ad un sistema che si trova a temperatura più alta.
Ovviamente, per fortuna le pompe di calore non le uso quando ho 20 gradi all'esterno, le uso quando all'esterno fa molto freddo, giusto? Quindi stiamo parlando, per fortuna scende anche questa, e se è vero ambiente, la temperatura non è 20 gradi, come sono 20 gradi all'esterno, signori, io non riscaldo, siamo arrivati in primavera e siamo a posto, giusto? Invece riscaldo quando scendo a 10 o a 5 o a meno 5, giusto? E allora questa qua ritorna, insomma, a temperature come paragonabili a quelle, paragonabili ma non uguali a quelle dei frigoriferi, perché i frigoriferi, ricordiamoci, io vi ho fatto vedere il frigorifero di vostra, ma il frigorifero non è solo quello, il ciclo frigorifero, è quello che trovate nelle macellerie, quello che trovate nei supermercati, quello che trovate nelle catene fredde, arrivate a meno, anche a meno 10, a meno 20, a meno 30, a meno 40, cioè dovete, le esigenze di refrigerare non sono soltanto quelle del vostro frigorifero di casa vostra a 4 gradi, sono già quelle della cellula o cioè del surgelatore. Cioè, se voi volete mantenere per molto tempo questi alimenti, voi non vi potete permettere di dire, vabbè, ce l'ho più o meno a meno 10, a meno 5, no, dovete scendere molto più in giù, no? Ci sono delle macchine che devono congelare molto velocemente, cioè fare surgelare, no? i vostri alimenti. Quindi questo è diventato molto velocemente. Insomma, ci sono tutta una serie di applicazioni che noi adesso non faremo, ma che ovviamente voi dovrete studiare quando farete, diciamo, le macchine che fanno questo tipo di, diciamo, di lavoro. Ora, quindi, diciamo, ritornando alla pompa di calore, è chiaro che lavora mediamente a temperature un po' più alte rispetto al frigorifero, e quindi ottimizzare un sistema che può funzionare sia da frigorifero sia da pompa di calore è un po' un mestiere arduo. Cioè io la macchina la ottimizzo per far fare la pompa di calore o a refrigerare. Quindi è vero che esistono delle macchine reversibili che possono condizionare e riscaldare, giusto? Non so se le conoscete, sono quelle classiche che io utilizzo, diciamo, gli split che normalmente compro, posso utilizzarle in tutti e due modi, faccio semplicemente un reverse di scambiatore e quindi funziona in tutti e due modi. Vabbè? Però o le ottimizzo per la parte di pompa di calore o lo ottimizzo per la parte, diciamo, refrigerazione. Quindi di solito devo decidere, quando compro una macchina del genere, che qual è il funzionamento normale che faccio fare a quell'oggetto. Cioè, mi interessa ottimizzare il regime steam o il regime invernale, ma anche questo è un'altra cosa. Cioè, questo fa parte degli impianti termotecnici che farete sul secondo livello, se farete ovviamente l'indirizzo di energia. Quindi anche questi aspetti sono aspetti che studierete più avanti. Quello che invece guardiamo noi dal punto di vista, diciamo, termodinamico, quali sono queste cose? Allora, intanto cambiamo, che cosa va a cambiare? Va a cambiare questo diventa l'ambiente e questo diventa ovviamente l'ambiente riscaldato, cioè quindi il sistema riscaldato. Il COP ovviamente non è più questo qui, ragazzi, giusto? Che cosa cambia qui? Vediamo un po'. Questo diventa qua. Quindi qua, questo diventa T con A. Questo non diventa più frigorifero, ma si chiama pompa di calore. E questo non è più macchina di frigorifero, lo stesso è pompa di calore. Come sta il COP della pompa di calore rispetto al COP della macchina frigorifera? Cioè sostanzialmente un più uno che mi trovo sempre. Perché mi trovo sempre un più uno? Perché quando ho il QA è uguale a QB più L, e quindi L su L diventa sempre più uno, quindi è sempre più grande. Cioè il COP di una macchina frigorifera può tendere a zero, il COP della pompa di calore al massimo tende a 1. Cioè quando funziona come se fosse una stufa, è arrivato, diciamo, a prendere tutto, diciamo, il lavoro che sto dando al compressore e me lo trasforma in calore, il massimo delle reversibilità. Va bene? E questo l'abbiamo già visto anche quando abbiamo studiato la pompa di calore ideale, quella ovviamente la macchina. Quindi questo è un aspetto importante, ovviamente questo mi farà cambiare anche questa formulazione qua, giusto ragazzi? Quindi come la riscriviamo il COP per una pompa di calore qui? Questo diventa Q con A, quindi non è più H1-H4, ma evidentemente questo diventa H2-H3.
è lo stesso ovviamente vale soltanto. Il resto resta lo stesso. Va bene? Vi rubo gli ultimi 2 minuti. Finite di scrivere, se non ci sono domande, vi dico quello che potete fare per migliorare questi cicli. Ci siete ragazzi? Allora, teoricamente per poter migliorare il mio ciclo potrei teoricamente cercare di abbassare la temperatura di cessione. Quindi potrei dire va bene, io prendo questo, questo punto qua e lo continuo dopo il condensatore, lo porto un po' più in basso. Quindi tanto più in basso lo riesco a portare, tanto più ovviamente cosa faccio? Da un lato miglioro il delta T perché diminuisco il delta T del condensatore e dall'altro aumento questa, ovviamente la QB, perché spostarmi da qua da 3 a 3 primo significa anche aumentare questo, trovate? Quindi la parte di QB. Quindi teoricamente mi fa comodo riuscire a mantenere più in basso, ma ho un problema, cioè io non posso scendere troppo in basso perché se qualcuno all'esame dovesse dire questo, allora scendo fino a qua, io che cosa dovrei fare? Dovrei dire lei sta contraddicendo il perché sta contraddicendo il secondo principio. Perché questo condensatore deve cedere energia a chi? Alza il temperatura T con A. Può nella sua parte finale cedere energia, cioè da qua a qua, ricordiamoci, questa è la temperatura del mio. Può nella parte finale cedere calore a questo flusso a T con A se sta a una temperatura più bassa? E no, l'abbiamo detto per il secondo principio della teoria, non può mai avvenire questo. Quindi qua non potrà mai arrivare. Teoricamente potrebbe arrivare alla stessa temperatura, teoricamente, ma mai potrà scendere al di sotto. Per cui questo è un errore gravissimo, scendere al di sotto di questo, giusto? È un errore dal secondo principio, non è un errore così. C'è solo una cosa che è peggiore, di un errore secondo principio, un errore di primo principio e poi poi facciamo le barzellette, giusto? Allora, quindi attenzione perché è vero, potrei ottimizzare in questo modo, ma c'ho un limite. E quindi io, se voglio fare questo, potrei teoricamente inventarmi un giochetto. Cioè, qual è il giochetto da fare? Dire, vabbè, per farlo scendere più in basso, potrei prendere il fluido che sta qua, invece di mandarlo al compressore, portarlo in uno scambiatore. Poi portarlo qua, in cui prendo qui il fluido e lo riscaldo con questo, con il fluido che c'è uscito dal punto H con 1, quindi qua stacco, lo porto qua dentro, questo lo riprendo, faccio così perché sennò incasinate, e questo lo riporto qua, va bene? Quindi con uno scambiatore prendete il fluido che si trova qui e potete a questo punto raffreddare, potete scendere più in giù qua, giusto? Prendete quella quantità di energia che non potete levare perché qui non potete riscaldare, non potete farlo con questo, ma con questo lo potreste fare. Quindi questo ovviamente cosa fa? Questo ovviamente cosa andrà a fare? Questo fluido a questa pressione, ragazzi. Ovviamente se ne salirà un poco qua, giusto? Quindi arriverà nelle condizioni, alle condizioni 1, uscirà nelle condizioni 1 primo, giusto? Quindi questo arriva nelle condizioni 1 primo, dalle condizioni 1. Ci siete? Ok, questo dalle condizioni 3 che erano di partenza scenderà, potrà scendere anche al di sotto delle condizioni 3 primo, giusto? Perché tanto non sta più scambiando con T con A, sta scambiando con H1, quindi così può scendere, lo trovate? E ovviamente che cosa, qual è il vantaggio? Il vantaggio è che io qui ho un bel po' di più di raffreddamento,
uno non cambia, perché questo non è che va a raffreddare questo pezzo qua. Questo pezzo qua viene dato qui, quindi questo non me lo trovo come con QB. Ci siete? Però fin qui sì, fino a 1 sì. Quindi fino a 1 mi trovo. Questo mi guadagno tutta questa parte qua, e quindi la mia QB diventa più grande. Quindi ovviamente su un frigorifero questo mi conviene farlo. Mi trovate? E su un frigorifero però qual è il problema, qual è il conto che mi presenta questa situazione? Qual è la controindicazione dell'interrefrigerazione qui in mezzo? Guardate bene qui. Allora adesso non ve lo faccio vedere qua, perché qua la lavagna potreste non vederlo bene, ma lo devo ridisegnare. Allora ridisegno qua. Guardate ragazzi, normalmente questa curva qua e questa curva ovviamente qua, normalmente non mantengono la stessa pendenza, si aprono leggermente, va bene? Quindi se io qua salgo, va bene, questo lavoro che devo dare da qua a qua o da qua a qua diventa, ahimè, diventa più grande. Ancora meglio, lo posso vedere sul diagramma pH. Sul diagramma pH, se portate in 1 primo, queste curve, questo è sceso fino a qua, va bene? E questo è sceso qua, insomma, ovviamente diventa questo qua 4 primo. Ma questo punto qua diventa questo, e qua si vede subito che si spangiano di più le curve. Quindi vi accorgete che quello che guadagnate qua lo perdete qui. Quanto perdete lì? Bisogna fare, ovviamente, vedere. Se quello che guadagnate qui non ne perdete troppo qua, dovete bilanciare. Va bene? Se bilanciate bene potete comunque avere un miglioramento del conto. Va bene? Quindi dovete, diciamo, farlo di tanto quanto ancora vi conviene questo incremento che avete su QB, dà luogo ad un aumento di L punto che non vi comporta una diminuzione, non del coppo, ma un aumento del coppo. Quindi attenzione, non sempre fare questo meccanismo conviene. Conviene in termini di QB, ma non sempre conviene in termini di COP. È chiaro perché? Perché il COP è un rapporto tra QB ed L. Quindi è vero che, diciamo, QB lo avete aumentato, ma avete aumentato anche L, per come sono fatte le curve, le avete viste? Chiaro? Sicuro? Te lo ripeto? Ragazzi, ci vediamo.